Non è che non l'hai Poi. lanciata con una fionda e dici c'è la forza No. della fionda. L'hai solo fatta cadere in testa. Non è Duncan, lei non può usare le fionde. Esatto. Ok, be proud of E yourself, Vespa. lascia lì la mano perché dura un minuto, quindi 10 turni come la spada Ah, di. cazzo. Ma non so neanche perché si è sparita la mano, aspetta. Mano. Usiamo questa, mi piace di più. Wow. Ok. Sono continuamente migliori. Fai. Sì, esatto. Fai qualcos'altro, ma. Fammi misurare un attimo. Io non farei nient'altro. No, rimango. Non devo restare in vista quella della mano. Devi rimanere dentro il raggio d'azione. Entro che sono 9 metri, mi pare. 9 metri 30 piedi, 6 Sì. Devi quadretti. rimanere dentro il raggio d'azione. Posso indietreggiare di un quadretto? Così magari Ok. quello mi prende. Va bene. Fammi vedere solo una cosa. Ah, guarda, guarda un po'. Eccoci. Sì, è una buona idea. In realtà qui sarà sufficiente. Ma perché? Anche lì dietro andrà bene. Sei sicura, Marti? Perché mi fai questo ter. No, perché poi ho. Quando il master ti chiede se sei sicuro, la risposta è sempre no. La D'accordo. risposta è sempre no, perché potrebbe arrivarmi l'orda in schiena, naturalmente. Ma tu. Questa mi è scappata, però non dovevo. Sparo Sì, lì. Mi assumo il rischio dell'arciere. va bene, allora. Può No, ma si chiama pietà la tua, fra. essere. Può essere. Eccolo qui, vediamo se. No, allora, non succede quello che avevi immaginato. Allora, tu vai via. Tu vai via. Non A sai chi? co. Non ti preoccupare, non farti domande. Una pulce d'acqua di 7 kg. Allora, Sì. il capo Goblin ha Vai. davanti Roberta. Stavolta è lui che ti fa il sorriso. Oh, Vabbè, dai, aiuto. non è neanche così OP alla fine. No, ma Vabbè, andiamo. 24 a 24 di CA quanto un drago, ma non è No, è più 9 di tiro per colpire. Non è OP. Ma dai, che vuoi che sia? Fa danno un di 12 più 7. Che vuoi Ma che che cazzo vuoi sia? che Voglio sia? dire, ma via su. Nah. Potrebbe non Ha essere solo una OP. spada lunga, non esagerare. Potrebbe non No, è, ma è scusate, è una una spada spada lunga. Se corta. Spada è corta, una scusa. spada corta seghettata, fa 4 di 8. Dai, su. Ok, sono 6 danni. Shit. Ok. Sei. Ok. Ok, Duncan, Ho un'idea. è il tuo turno. Corro. Sì. Me muovo. Forrest Gump. 3, 4, 5. Me muovo qua. Do una pacca sulla spalla al mio compagno dalla sessualità dubbia. E Che io utilizzo sappia, un no, mezzo. poi. Questo lo dite Sei in voi? mezzo a due buoni No, confermo. contatti. Confermo, cosa confermi te? Heroism. Sei immune ad essere spaventata, ma quello che è più importante, guadagni punti vita bonus pari alla mia abilità di spellcasting, quindi più 3 ogni turno. Oh. Io pensavo che faceva il nobile, si metteva in Cioè, prima in linea perché è il senso, doppio di ferita. 3 punti di cura o 3 punti. Cioè, mi No, curo? sono Curo tre. morto. Allora, tu li calcoli, tienili separati, perché una volta che finisci l'incantesimo li perdi. Sì. Temporanei. Inoltre, io essendo lì dietro sono in raggio, quindi volendo gli posso anche dare un camuffo a lui. Ci si prova perlomeno. Quindi 3 punti temporanei. E basta. Thank Ok, you. È un'azione. Thank Scusate, you. ho tolto la pasta. Fai altro, sta.
mi sono mosso, ho castato, fine. Ok, allora, l'arciere goblin come primo utilizza le tattiche goblin, arretra di 1. Non sono più in range suo. Aspetta qua, mettiti, pezzo di merda. Attacca Stefanuccio. Gli Lo alleati danno vede copertura. troppo fresco Gli alleati danno troppo copertura, quindi stupido. se hai copertura. Allora. Vedi, ho più 12. Esatto. Ti servirà. Grazie, nano. Non c'è di che. C'ha tipo più 9 di tiro per colpire, Non sono stai tipo a immaginando 16. tipo lui che prende il nano di peso, lo usa come scudo umano. Lo uso. Mi sa che quei 12 Bestia, però t'hanno non è salvato. utile. Ti ha preso lo stesso. Io. Quanto è la copertura? Più 2? Sì. Mi ha preso di 1. Io ho 19 più 2, 21 e lui ha fatto 22. Cavolo. Perché Dabbi. sono un nano, vedi? Se fossi stato a C'era grandezza Sebastian. naturale. Esatto. C'era Sebastian, riuscivo a mancare, riuscivo a mancare. Abilmente. Allora. Fai da scudo al tuo discepolo. Allora, sono 6. Però tu hai l'armatura, quindi quanto ti riduce l'armatura? Vabbè, Non è l'armatura, è il talento. quello che Mi riduce 3 danni da armi normali. Quindi ho preso 3 danni. è, sì. Ok. I primi danni che Quindi non prendi da sono. quando è che sei qui, tra l'altro. Sì, praticamente sì. Rimango stupito, esterrefatto ed irritato dal fatto che queste creature abominevoli mi hanno fatto spillare sangue. L'unico Ok. sangue che doveva essere spillato era il mio. Ragazzi, poco prima che inizi Fargrim il turno, qualcosa di anomalo accade ancora. Vedete Aiuto. Adesso ripassare. diventano tipo giganti delle colline. Sì, esatto. Vedete ripassare quel muro di spazio-temporale. Di nuovo quella sensazione stranissima vi percuote. E i goblin così feroci, possenti, minacciosi, tornano come erano in origine. Sono morti. Uccidiamoli subito, tipo. Immediatamente. La tipa resta morta, vero? Sì, quella ormai è morta. Fargrim, Fargrim, a te. trovi un capo goblin un po' meno dopato e un po' Silenzio. più dubbioso di quello che stava facendo. Dicevo. Fargrim, your turn. Io, dato che la volta scorsa non è andata bene. Oh. Prima di tutto, aggiungici 3 punti ferita temporanea. A lei? Sì, eroismo. Ok. Robin, mettiti 3 punti ferita. Aspetta, 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 aspetta. Puoi Allora. farlo da solo, non c'è bisogno che ti aiuto io. Ok, vabbè, Aspetta. tre Tra l'altro ho fatto temporanei. una scoperta interessante, Stefano. Te lo dirò e non ti posso fare spoiler, però. Riguarda la classe armatura. Io La classe attacco armatura. il Sì. nostro simpatico capo. Del simpatico capo. Ok, allora. Non Sei vedo. ferita, malgrado il supporto di Duncan. Duncan, il tuo incantesimo che bonus dava esattamente? Nessun. In realtà non dà nessun bonus al tiro per colpire roba del genere. Semplicemente ti rende immune alla paura. Ok. E guadagna punti vita temporanei pari all'abilità di casting di chi ha lanciato l'incantesimo all'inizio di ogni suo round. No, non è come eroismo Ah, della ok. 3-5, della quarta che ti dava tipo più 2 a tiro per colpire roba del genere. Non è così Ok, questo. perfetto. Allora, Vabbè, lo Robby, la scena è manco. questa. Tu sei rimasta comunque abbastanza ferita dall'attacco del Goblin, quindi dai dei colpi fiacchi. Stavolta invece di essere, lo vedi, invece di essere possente, no, abilissimo con la spada, non riesce a parare i colpi come prima. Semplicemente si rannicchia impaurito su se stesso e tu manchi perché si è rannicchiato, manchi, tipo lo Ah. manchi al vuoto, cioè il Ottimo. totale opposto di quello che era prima. Ok, Bene. il fattucchiere, nel frattempo è caduto Marco, for reason, il fattucchiere, lo vedete ragazzi che guarda la spada. Guarda
prende il suo bastone con cui poco fa ha lanciato incantesimi, e come un troglodita ignorante inizia a dargli botte. Come se Può non essere. sapesse lanciare neanche il più insignificante degli incantesimi. Martina, sei sicura che non ti si sia staccato un Ma mi, sì, mi po'? sent sentite sgracchiare? Sì. Sì. Ragazzi, Non sono è che ti sia immobile. staccato. Ma non è che ti sia staccato un po' il jack delle cuffie o roba del genere? No, sono immobile. Mi alzo e controllo, ma. Forse secondo me si sarà rovinando il cavo delle cuffie. Scusami, come ti alzi e controlli? Non tu sta il jack nell'altra stanza? No, No, sul ma mobile lei è di spaccata. Lei fronte. è spaccata sul divano, Esatto. ovviamente. Allora, raga, stavo dicendo, il goblin dà una mazzata alla spada e ovviamente non ottiene nessun risultato. Cioè, neanche Allora. colpisce la spada, va a vuoto. Meglio. Sebastian. Beh, io riattacco tramite spada. Ok. Ancora? Adesso No, però no. vabbè. Adesso No. No, è perfetto. Becca di sta perfezione. no. Ok. Ok, lei è decisamente colpito. Mozzagli la testa. Sarebbe Ok, e gli mozza la testa. Basta chiedere. E, Così facile. sempre Bastava con la chiedere. spada, attacco dal cerere. Allora, fermati. Quello è scattato di un quadretto indietro, quindi è fuori range. Vabbè, movimento, attacco. No, movimento e punto. Esatto. Ah, e Perché tu allora avanzo io. utilizzeresti il movimento per attaccare, ma visto che non hai nulla in Avanzo. range. Avanzo con la sinistra e arrivo qua. Vabbè, C'è il goblin, non puoi stare sul goblin. tra il goblin e Fargrim e il goblin, insomma. Non puoi. Se io non ho capito. Ma se lui volesse mettersi al mio posto, io non posso tipo lasciarlo passare, per esempio. No, Quindi perché utilizzare. non c'è lo spazio. Potete stare in Ma due in se quel ponte. buttassi Fargrim in acqua? Allora, in quel caso sì, se lui è d'accordo lo puoi fare. Augurati che affoghi, perché sennò veramente poi. No, ma ragazzi, ma il loot? Che affoga. Già una parte del loot l'avete fatto andare a mare. Infatti. Vabbè, quindi non posso. Aspetta, no, posso sempre fare qualcosa. Faccio sacra fiamma. Ok. Su chi? Vedi? Aspetta, Sul se fai sacra capo. fiamma però sparisce la spada. Eh già, non puoi castare. Ah no, aspetta! Ricasto la spada a fianco all'arciere. E Sì. poi ho comunque un'azione in più della spada e È una costo gabola uno infame, però se vuoi sprecare così un incantesimo di secondo Ma livello. certo che lo spreco. Allora, Marco, aspetta, fermati. Se tu ricasti la spada davanti all'arciere, è comunque un'azione. Non hai un'altra azione per attaccare. Beh, in realtà è un'altra spada. E non vuol dire niente. La Il spada si turno muove prima. con le tue azioni, non con quelle della spada. Il turno prima avevate detto di sì, Sì, quindi ma ha già però attaccato una io. volta. Ha Sì. già attaccato una volta. Sì, ma se io uso la mia azione bonus e ricasto una spada, la spada nuova No, mi dà un'altra azione allora, bonus. fermati. Tu usi un'azione, la spada attacca. Con l'azione bonus, siccome non sei in range, non puoi attaccare il goblin, ti devi avvicinare. Quindi castare un'altra spada per andare in range non ha senso. Perché poi non puoi attaccare perché hai finito le azioni. Le ho utilizzate tutte e due. Sia quella bonus che quella standard. Non è che le azioni bonus si moltiplicano, se no ti prendi 800 spade e fai in un turno lo fai durare 2 ore. Continui a castare spade. Infatti era quella la gabola, effettivamente. Capisci? Non è così. Sì, Cioè, evochi la spada e la fai attaccare. tipo, Reattivando, crei il loop cioè, infinito, bruci no? tutti i tuoi incantesimi di secondo livello, ma per un round attacchi 6 volte, tipo così. Esatto. Vabbè, e là sono fermo. Non fa Già. niente? Ok. No. Vesper. Vesper è ancora accecata, immagino. Ah, tu sei accecato. Aspetta, fammi vedere una cosa. Quanti turni? Devi farmi un tiro salvezza e superarlo. Quindi tiro un Cosa? D20. Ah, un D20 Sì. secco. Sopra il 10 l'hai superato. Però 9. No, lo Um, superi, riprendi la vista. 19. Bene. Nice. Ok, tira. Tira Ci qualcosa. credo. Ti tiro contro chi? Contro il tiranno.
per forza. E arco, frecce, tiro. Arco, frecce e furtivo, se non erro, perché è in melee, è in mischia con qualcun altro. Certo. Con vantaggio o senza? No, è normale. Non ci sono tre alleati su di lui, quindi. Blam! Vabbè, l'hai colpito. Ampiamente colpito. Con un D8 e due D6 ho fatto 6 danni, ho fatto okay. Cagare. Perché tu non abbia il tiro composto, però devo entrare con TeamViewer sulla tua scheda e vedere perché. Ragazzi, ma un attimo soltanto, perché la stream sta andando male, non voglio perdere nulla, aspettiamo un attimo. Voglio capire se è un problema della stream o se è un problema di Twitch che non mi fa vedere bene, perché non vorrei perdere. 6 e 2, 8. Che non mi ha ancora caricato i danni di Martina. 6 danni. No, 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 io nella non live sono, intendo, non intendo. Non sono 6 danni. Ci devi mettere il tuo bonus, ci devi mettere i bonus. Sono 9. Sì. Ok, allora. Quindi sono 9 danni, non sono 6. 3 destrezza. Sì, ok. Allora, 3 destrezza. Ok. Vesper. Allora, tu sei fuori. Allora, lui cerca di distruggere il ponte a questo punto. Si trova in una situazione disperata. Allora, spingetelo via da lì. Un attimo che vedo come ha combinato lui. Ok. Niente, lo devo fare per forza manualmente. Ok ragazzi, la situazione è critica. Lui colpisce bestia. Uno dei due, diciamo, tiranti che tiene il ponte, questo ponte è fatto da loro, quindi immagino non è che sia questo grande affare di ingegneria. Meraviglia. Esatto, un tirante viene immediatamente distrutto, quindi il ponte è traballante, ora è terreno difficile. Se distrugge il secondo tirante, il ponte cade. Duncan gli dà una alabardata. Ok, vai. Appena trovo la scheda. Il nome tuo, Albatro. 4 danni. Il problema è che faccio un tiro di merda, sì. Per i danni. Ok. 18 è colpito? Sì, l'hai colpito. E sono 4 danni. Ok, gli hai graffiato il petto in maniera significativa. Wow. Ok, il povero arciere a questo punto cerca di scagliare una freccia sempre ancora verso di te, Duncan. Non è in mischia con la spada, giusto? No, perché poi Marco non l'ha mossa, quindi... Ok, allora niente. Allora. Che sempre questo è il tiro, non cambia. Non lo vedo. Ok, noti che stavolta il suo tiro è molto fiacco rispetto al tiro originale. Infatti la freccia semplicemente rimbalza sulla tua armatura, neanche riesce a penetrare. Ok, si riavvia il turno. Ragazzi, ancora una volta passa quel muro di energia e il tiranno, da una pippa smidollata che sta per distruggere un ponte perché ha paura, ritorna una bestia feroce. Stessa cosa per l'arciera. Fargrim, tocca a te. Mettiti di 3 punti ferita. Yes. Ti serviranno. Fai qualsiasi cosa. Dunque. Tecnicamente potresti... Domanda. Sì. Se io volessi spingerlo,
Vale come movimento, come cosa, come va? Stessa cosa che ha fatto, devi fare un attacco di atletica o di... attacchi due volte perché hai due armi, puoi spingerlo due volte. Vale anche con il fatto che ha due armi? Cioè, perché lei attacca due volte e c'è proprio scritto, in caso in caso un giocatore abbia più attacchi, può utilizzare un attacco per spingere, quindi vuol dire che puoi utilizzare tutti i tuoi attacchi per spingere. Allora, okay. Io qui dico no, okay. Perché non la ritengo una cosa logica, nel senso se tu spingi tu non attacchi per far danno, quindi tu semplicemente spingi, è come se dire utilizzo due mani, no? E spingo due volte, non ha senso. Per me la cosa vale con un solo attacco. Quindi se lo spingo non posso attaccarlo? Sì. Però se lo attacchi poi spingere con un'arma sola, poi puoi spingerlo. Stessa cosa Martina, stessa cosa Marti. Ah, quindi io attacco o lo spingo, bene. Infatti qua un utente mi dice teoricamente la sua azione di attacco è considerata singola anche se ha due armi. Ma se il manuale il manuale potrebbe stabilire anche che non è così, in realtà potrebbe fare due attacchi di spinta. Però ma il master io da DM sto decidendo che questo secondo me per la mia no, idea non... Però sai cosa? Penso che tu abbia ragione in questo caso, perché lui attacca due volte ma è comunque una singola azione di attacco. Sì, esatto. Magari quando al quinto livello, quando ha due attacchi, due azioni di attacco, allora può darti che puoi provare a spingere due volte con la prima e con la seconda azione. Sì, perché però adesso no. Il ragionamento sarebbe uguale, per esempio, se io fossi disarmato, ho due mani, ti attacco due volte e ti spingo due volte, no? Non avrebbe senso. È vero. No, hai ragione. No, è vero. Ha senso quello che dici tu, sì, assolutamente. Oh, prova. Dunque. Ok. The old fashioned way. Robby, purtroppo avviene la stessa cosa di prima. Vedi che con la sua incredibile abilità di scherma riesce a bloccare i tuoi colpi di martello e di ascia. Dannazione. Non posso fare nient'altro. Allora, fammi vedere se c'è qualcosa. Sebastian. Io attacco con la spada all'arciere. Ok, allora, quindi con un'azione ti avvicini e con l'altra attacchi. Sì. E la madonna. La spada, il secondo critico della serata. La sessione. Quella spada probabilmente spada... apparteneva a Ser Artorias. La spada avanza di livello. Complimenti. Allora, 9 danni. Ok, fai un bel danno. Gli squarci una spalla, però lo vedi ancora bell'arzillo sto goblin. Ok, Vesper. Che cazzo. Commento. Che cazzo. Immagino Vesper proprio con questa tono siamo un po' abbattuti. Che cazzo. niente, io tiro inevitabilmente con l'arco al Kiriku. E prego in Dio. Ho fatto allora, ragazzi, che sia ricordato negli annali di storia. Ho fatto tornare la fede in Martina. Tanta roba, cioè, San Pietro potrebbe effettivamente perdonarti un sacco di cose per questo. Perlomeno ci hai provato. Però. Allora, Martina, tu vedi la freccia che va verso il capo goblin. Hai mai visto che è nel guerriero, anche solo di sfuggita? Sfuggita. Ok, lui ferma la freccia con la sua mano. No, gli ho fatto il colpo della presa d'aria senza le dita. Domanda, mi sono dimenticato una... io ho la mia mano, può avere un turno o deve usare il mio turno come la mano, come la spada di Sebastian? Azione bonus. Azione bonus, sì. Azione bonus, riprendo la pietra da 5 kg e il mollo sopra la testa di Kruki Q. Ok.
Allora, aspetta che io mi ricordo che... Vabbè, dai, tiriamo questo di 20. Ah, però... Ha vantaggio perché c'ha l'elmo. No, ha lui vantaggio, non tu. Ah, vanta vantaggio, ok. Ok, niente, l'elmo lo scherma dalla pietra cadente. Con 16 prima ho beccato quell'altro. Sì, ma questo è il capo Ma missione. ci sono motivi Ci ho comunque. provato. Ci ho provato. Ok. Nice try. Allora, Duncan. La mia domanda. Allora, i compagni offrono No, intralcio per scusami, camminare? perdonami. Io non ho mosso per lui.